L'Arte in Istituto, un'iniziativa qui all'Oncologico di Bari, una delle tante, perché il percorso di guarigione passa attraverso l'arte e la cultura. Questa è stata un'idea di voi medici. Vogliamo curare i pazienti sicuramente dal punto di vista clinico-scientifico, ma per noi è importante anche l'approccio sociale. Abbiamo coinvolto la professoressa Clara Gelao, che è stata fino a qualche giorno fa la direttrice della Pinacoteca di Bari, con un ciclo di conversazioni su temi d'arte pugliese, e terminerà questo ciclo di conversazioni a marzo. Passiamo dai dipinti, le sculture, i presepi in pietra. I pazienti e i familiari che si trovano in degenza potranno seguire queste conversazioni per un collegamento televisivo. Chi potrà scendere potrà venire con noi in aula conferenza. All'interno di questo istituto ormai da tempo è cominciato un programma di umanizzazione delle cure. Che cosa intendiamo? Intendiamo la possibilità di offrire ai nostri pazienti una musicoterapia, un'arte terapia, come l'iniziativa che abbiamo appena cominciato ad avviare grazie alla collaborazione con la professoressa Clara Gelao, perché noi riteniamo che al di là dell'impegno che cerchiamo di profondere nel favorire le migliori terapie, le terapie più aggiornate e quindi l'attività di ricerca che in questo istituto noi svolgiamo, ecco, diciamo che esistono delle attività complementari che sono quelle per umanizzare un po' il nostro rapporto con i pazienti. Noi vogliamo ricevere e dare un sorriso dai nostri pazienti, e questo sicuramente lo possiamo fare con le iniziative attualmente in corso. Quanto questi percorsi possono aiutare nel processo di guarigione del paziente? Intanto ecco, c'è anche un altro aspetto che in questo istituto stiamo curando, cioè quello di rendere le sale di attesa, che non chiameremo più sale di attesa, chiameremo sale di accoglienza, grazie alla presenza, per esempio in più ambienti abbiamo dei pianoforti, abbiamo delle mostre fotografiche, abbiamo dei quadri che rendono l'ambiente più ricco, più colorato, è in grado di fare in modo che i pazienti che sono qui ad attendere il loro percorso, ecco, si possano sentire sempre più coccolati e aiutati in questa loro fase delicata della malattia.